Un caso giudiziario che si intreccia con un caso politico estremamente lacerante. Si tratta della Lega e la Cassazione ha, diciamo così, in soldoni, detto che la Lega deve restituire 49 milioni indebitamente percepiti per finanziamento pubblico. Bene, oggi il Corriere della Sera a questo evento dedica veramente due belle pagine, pagine 2 e 3, in cui si dà, come dire, conto di tutto, di quello che è avvenuto, del caso politico e del caso giudiziario. E devo dirvi, cari telespettatori, che io mi sono orientato e ci ho capito veramente qualche cosa leggendo l'articolo di una delle firme più belle del quotidiano milanese, il cronista Giuseppe Guastella, il quale in un articolo documentato e di un'estrema chiarezza, fa in un certo senso la cronistoria e ci mette i fatti davanti come sono. Ecco, Giuseppe Guastella amabilmente ha accettato di rispondere ad alcune mie domande e io lo ringrazio per la disponibilità. Senti, allora, grazie truffa sul finanziamento pubblico. La domanda che ti faccio è questa: come si è realizzata questa truffa da a te. parte È della abbastanza semplice. La Lega? legge sul finanziamento, che poi non è una legge sul finanziamento, anche se la chiamiamo così, dei partiti, è una legge sui rimborsi elettorali. Nella sostanza, in base al numero, almeno la legge che era in vigore fino al 2012, in base al numero di voti che ciascun partito prende, ha diritto ad un rimborso che era più o meno di 5 euro a voto. Però dietro, per ottenere questo rimborso bisognava presentare un bilancio nel quale c'erano in qualche modo le causali del rimborso, quindi in che modo erano stati spesi questi soldi. Secondo l'accusa della Procura di Milano, perché allora il processo cominciò a Milano, l'inchiesta cominciò a Milano perché la sede della Lega, unico partito in Italia, era a Milano, mentre tutti gli altri partiti appunto hanno sede a Roma. Quindi la Procura di Milano aprì il processo perché c'erano dietro questa rendicontazione, c'erano delle cose che vennero ritenute dai PM degli artifici e raggiri, tali da configurare una truffa ai danni dello Stato. Ho capito. Successivamente, poi dall'esame, dall'analisi di tutti questi bilanci, sono venute fuori tutta una serie di manovre che l'accusa ha ritenuto irregolari, come ad esempio lo spostamento in Tanzania di alcuni di fondi per circa 6 milioni di euro, l'acquisto di diamanti e l'acquisto di lingotti, tutti i soldi poi recuperati comunque, rientrati all'interno della Lega, più una serie di altri fondi intorno ai 500 mila euro che erano finiti per Beh, senti, pagare le necessità della famiglia Bossi. tu dai notizia anche di un reato di appropriazione Un'appropriazione indebita, sì. indebita. Ecco, perché l'appropriazione indebita? Per Chi questo l'avrebbe motivo. commessa? L'approvazione indebita è perché, come dice la stessa parola, alcune persone, in questo caso Umberto Bossi e i suoi due figli, più Belsito, si erano appropriati per fini personali e non legati all'attività del partito di fondi. Ricordiamo come Umberto Bossi, secondo l'accusa, aveva ricevuto dei soldi per il pagamento della sua assistenza sanitaria, mentre i suoi figli addirittura per comprare una laurea in Albania oppure per riparare le macchine o per altri motivi anche strettamente personali che nulla che avevano a che vedere con la legge.
Stessa cosa per quel sito che aveva utilizzato i fondi per delle finalità personali e non del partito. Ho capito. Senti, tu sei l'unico a dare una notizia che è in fondo, diciamo, al tuo pezzo, in cui parli di una terza inchiesta. Io ho letto tutti i giornali, nessuno ce l'ha questa notizia. No, per la verità non tu mi sei voglio abituato a dare le piste a molti colleghi cronisti. La terza inchiesta è il riciclaggio, cioè è il riempio occulto dei rimborsi illeciti anche dopo l'era Bossi, dice. Cioè è continuato, l'accusa dice che è continuato questo reato. Nella sostanza, ecco, non mi voglio arrogare un merito che non ho, no, è una notizia che hanno anche altri, non oggi, ma è una notizia che era già circolata nei giorni scorsi, nel senso che c'è un'inchiesta della Procura di Genova che è a caccia appunto dei soldi, di parte di questi fondi, che secondo un'ipotesi investigativa, ancora tutta da provare, comunque potrebbero essere andati all'estero, passati per banche estere, e poi forse addirittura qualcuno pensa di entrare in Italia dopo aver cambiato in qualche modo veste, diciamo così, appunto essere stati riciclati. Questa inchiesta è ancora in corso, è proprio alle fasi iniziali, ma appunto prevede che una possibilità, addirittura ci sarebbe anche un testimone, scrive oggi un altro quotidiano, che avrebbe dato agli investigatori tedeschi, in questo caso avrebbe dato delle informazioni. Riguarda ovviamente questi soldi, se il riciclaggio è accettato, è avvenuto per forza successivamente all'era Bossi e anche quella Maroni, cioè molto tempo dopo. Vorrei solamente ricordare in questa vicenda che fino ad oggi non c'è nessun tipo di accusa nei confronti di altri che non siano Maroni, perché non siano Bossi, voglio dire, non c'è accusa nei confronti di Maroni, né tantomeno nei confronti di Salvini. Giuseppe, l'ultima domanda. Tu sei un cronista di vaglia, l'ho detto nella presentazione. E come tale questo è il tuo ambito, non ti faccio scendere in politica perché la tua competenza è di altra natura. Comunque per i telespettatori io una parola su questo punto la devo dire, nel senso che Salvini ha reagito immediatamente in maniera anche molto forte. Sì. Ha detto che è un attentato alla democrazia, sì. Ha chiesto di salire il colle, di andare da Mattarella per dire sostanzialmente che questa sentenza è una sentenza politica che mira a distruggere la Lega. Anzi, sì. Il suo avvocato della Lega, ha detto addirittura che per 50 anni la Lega scomparirebbe. Ecco, questi sono i termini della situazione. Ovviamente c'è una tensione con il CSM e con le toghe. E il Corriere della Sera ha preso una posizione molto precisa con l'articolo, se non sbaglio, di Ferrarella. Sì. Dice sostanzialmente, il giurista a commento, che non si può surrettiziamente usare Mattarella per, come dire, impugnare una sentenza. Secondo te, e questa è la domanda poi conclusiva, andati oltre Bossi, continuando l'accusa e via dicendo, vale secondo te quello che ha detto Di Maio
la sentenza va rispettata? Questo assolutamente sì, ma io ricorderei solo che non è mica la prima volta che sentiamo parlare di sentenze politiche e durante il periodo berlusconiano più volte, quando si trattava delle inchieste riguardanti Berlusconi, più volte lo stesso Berlusconi o Forza Italia ha gridato alle sentenze politiche, ma ancora prima, durante il periodo di Mani Pulite, i vari partiti hanno sempre parlato di un atteggiamento politico della magistratura. È chiaro che quando un partito politico viene colpito nel pieno della sua attività, nel momento in cui sta lavorando, viene colpito da una, o comunque viene in qualche modo lambito da un'inchiesta, è chiaro che poi i suoi vertici spesso, i suoi rappresentanti spesso reagiscono in questo modo, è comprensibile, però il fatto che sia sempre accaduto dimostra che probabilmente questo non è vero. Ma io vorrei ricordare per ultima un'unica cosa, qui stiamo parlando di una sentenza della Cassazione che dice che è possibile sequestrare dei soldi alla Lega attuale come erede della Lega precedente, non si sta facendo un'inchiesta sulla Lega di Salvini, ma si parla di un atteggiamento, di irregolarità fatte in passato. Quindi parlare di atteggiamento politico, di iniziative politiche contro la Lega mi sembra veramente fuori luogo in questo momento. Beh, grazie moltissimo per questa Grazie a te, grazie agli panoramica e ascoltatori. buon lavoro. A voi, buona giornata. Grazie.